Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato il provvedimento sulla temporanea sostituzione del consigliere regionale Nazareno Salerno sospeso dalla carica con Mario Magno. Salerno, ex assessore al lavoro nonché consigliere di Forza Italia, è stato arrestato lo scorso 2 febbraio nell'ambito dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro sull'ingerenza della cosca di 'Ndrangheta dei Mancuso di Limbaddi nel Vibonese, nella gestione dei fondi della Comunità Europea, diretti al sostegno economico di nuclei familiari in difficoltà. Mario Magno era il primo dei non eletti nella lista di Forza Italia. Subito dopo la votazione che ha sancito l'ingresso in consiglio, Mario Magno ha preso la parola, dicendosi convinto che sarei rientrato in consiglio regionale. Il tempo è galantuomo e ti ridà sempre quello che ti è stato tolto. Sì, purtroppo rientro in consiglio con una Calabria piegata su se stessa, nel senso che non ha avuto quella possibilità di poter sviluppare le cose che in campagna elettorale erano state promesse da questa maggioranza. Oggi ci troviamo con una sanità più problematica di prima, con una mancanza di sviluppo economico e sociale che ha gettato le famiglie nella povertà assoluta, ci troviamo con una mancanza di infrastrutture, con una scarsa capacità di poter investire all'interno di questo settore, con l'abbandono del governo nazionale rispetto ad alcune questioni come la gente 6, come lo sviluppo ferroviario, con la crisi degli aeroporti calabresi, con le politiche giovanili che purtroppo non decollano e fanno acqua da tutte le parti, il progetto Giovani che è impelagato in mille difficoltà, le problematiche relative alle questioni sociali che non vengono affrontate adeguatamente con fondi sufficienti. Ecco, sono tutte problematiche queste che cercheremo anche di affrontare nei prossimi consigli regionali, ponendo all'ordine del giorno queste problematiche, facendo sì che insieme ai miei colleghi consiglieri regionali di opposizione si metta in luce quelli che sono gli aspetti negativi della regione, ma nello stesso tempo anche con proposte serie e con possibilità di poter rilanciare quelle che sono le questioni sociali della Calabria. Ma la mia iscrizione al gruppo misto è stata un'iscrizione quasi dettata dalla necessità, nel senso che nella premessa che io ho fatto poco innanzi, ho messo in evidenza la necessità che in Consiglio regionale si faccia un'opposizione basata fortemente su quelli che sono i problemi della Calabria. Purtroppo devo dire che in quello che è la geografia politica dei gruppi all'interno del Consiglio regionale, in modo particolare all'interno di Forza Italia, esiste una situazione ancora di non chiarezza per quanto riguarda le appartenenze dei singoli consiglieri. Questo problema è stato posto al coordinamento regionale di Forza Italia, lo riproporremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Cioè, ci sono le condizioni, si creeranno le condizioni, saremo ben contenti, sia io che Mimmo Tallini e penso anche Vandaferro, di poter rientrare all'interno del gruppo di Forza Italia, però in un contesto di una politica chiara, seria, che non ci siano tentennamenti tra opposizione e maggioranza nel gruppo dei consiglieri che ne fanno parte. Si è tenuta a Lamezia Terme una riunione tra il gruppo dirigente della CGIL Calabria e una delegazione della Deputazione parlamentare calabrese per la presentazione della proposta di legge della CGIL sulla Carta dei diritti universali del lavoro. L'incontro, spiega una nota, è servito per fare un focus sulle emergenze della Calabria e la situazione economica e sociale. Erano presenti all'incontro i parlamentari Bruno Bossio, Barbanti, Censore e Parentela, oltre a Pino Soriero come rappresentante dello Svimez. Si è chiesto alla deputazione, riporta la nota, di sostenere in sede di discussione la proposta di legge della CGIL e la conversione in legge del decreto di abolizione della norma su voucher e appalti. Il profilo del Mezzogiorno ad inizio 2017 è quello di un'area tornata timidamente alla crescita, ma nella quale il ritmo con cui i segnali della ripartenza si affermano ne rendono solo parzialmente percepibile la consistenza, sia presso i cittadini, soprattutto i più giovani, sia presso le imprese.
Lo ha detto il presidente del Comitato Politiche di Coesione di Confindustria, Natale Mazzuca, parlando a Napoli in occasione della presentazione del rapporto PMI Mezzogiorno 2017, curato da Confindustria e CERVED, in collaborazione con SRM Studi e Ricerche per il Mezzogiorno. I comuni della Presila si sono espressi favorevolmente alla fusione. Al termine delle consultazioni popolari, i voti favorevoli al processo di accorpamento dei 5 comuni sono in netta maggioranza. 4 i sì, Casolebruzio, Pedace, Trenta e Serra Pedace, ed un no, quello di Spezzano Piccolo, dove gli elettori si sono espressi per l'autonomia del comune. Una vittoria monca, con il no dell'amministrazione di Spezzano, che potrebbe anche inficiare il risultato finale. La legge infatti parla chiaro: il sì alla fusione si deve raggiungere in ogni comune chiamato al voto. Non basterebbe dunque, come auspicato dal consigliere regionale Giuseppe Giudice Andrea, la maggioranza dell'intero bacino elettorale. Ed allora come uscire dall'impasse? Un escamotage prevede un emendamento alla legge, con il via libera alla fusione che potrebbe arrivare in un secondo momento, dopo un'apposita delibera dal Consiglio Comunale, una formula prevista oggi in Emilia-Romagna. I passaggi che daranno vita al nuovo comune, Casali del Manco, comunque non saranno immediati. Adesso entrerà in gioco la Regione, che dovrà ratificare l'esito del referendum consultivo. Subito dopo, di concerto con la Prefettura, verrà nominato un commissario incaricato di avviare tutte le operazioni propedeutiche alla fusione. Gli organi del nuovo comune entro 6 mesi dovranno approvare lo statuto ed il regolamento del Consiglio. Il personale sarà trasferito nel nuovo municipio e manterrà stessi diritti e doveri. La sede del municipio sarà Casolebruzio, le altre sedi resteranno aperte e fungeranno da delegazione. Queste le regole, adesso bisognerà rispettarle e dare il via alla seconda fase del progetto di fusione. La settimana scorsa Forza Italia aveva denunciato la drammatica situazione nella quale versano le province italiane dopo la riforma Delrio e la sonora bocciatura al referendum dello scorso 4 dicembre della riforma costituzionale. Un dettagliato dossier, quello redatto dal partito di Silvio Berlusconi, che ha elencato fatti e misfatti legati alle province italiane. Non era mai accaduto, ha tuonato Forza Italia, che le province fossero costrette, per garantire i servizi ai cittadini, a denunciare il governo reo di affamarle. Le denunce alle procure della Repubblica da parte di tutti i presidenti di provincia sono state un atto di straordinaria gravità. E sul caso è intervenuto ovviamente il ministro Delrio, che ha risposto alle accuse. La legge 56, ha affermato, non è affatto un pasticcio e neanche una falsa partenza, nemmeno una riforma a metà. Ha centrato gli obiettivi della semplificazione e dell'alleggerimento, ma vanno rifinanziate le funzioni assegnate. Prima soppresse, poi rivoluzionate, adesso riabilitate ma senza fondi. Le province si trovano tra color che sono sospesi, rinchiuse in un limbo ed in perenne attesa di conoscere il proprio destino. La legge del Rio ha ridimensionato il ruolo delle province, l'ha portato a un ente di secondo livello, non più eletti gli organismi dai cittadini. Adesso, con l'esito del referendum che non ha cancellato le province, e c'è bisogno di una rivisitazione del ruolo delle province, dando risorse e dando anche competenze e funzioni importanti. Sono richieste essenziali per consentire alle province anche di svolgere le funzioni per le quali sono chiamate, che sono funzioni importanti, che le prime due sono quelle della viabilità e dell'edilizia scolastica di secondo grado. Come potete immaginare, sono infrastrutture importanti che devono essere assistite, potenziate, curate, manutentate, insomma. E quindi c'è bisogno che le province abbiano le risorse necessarie per fare questo nel migliore dei modi. È arrivata nel porto di Reggio Calabria la nave Aquarius di Medici Senza Frontiere, con a bordo 645 migranti africani. A bordo anche la salma di una migrante deceduta. Si tratta di 401 uomini, 52 donne e 192 minori, di cui 175 non accompagnati. Le operazioni di primo soccorso e assistenza sono state coordinate dalla prefettura. Al momento dello sbarco, i migranti sono stati sottoposti alle prime cure sanitarie da parte del personale medico presente sul posto e assistiti dalle associazioni di volontariato. La salma è di una giovane donna, 23enne, della Costa d'Avorio, annegata all'interno dello stesso gommone dove, a causa di un malore, era stata adagiata subito dopo la partenza dalle coste libiche.
Dopo una seduta a Fiume durata oltre 12 ore ed un lungo dibattito, il Consiglio Comunale di Cosenza ha approvato le linee programmatiche del Sindaco e il bilancio di previsione 2017 con 22 voti a favore, 6 voti contrari e l'astensione del consigliere Enzo Paolini. Il primo punto all'ordine del giorno riguardante le linee programmatiche del Sindaco ha impegnato l'assise per tutta la mattinata. Il primo cittadino infatti per oltre 3 ore, supportato come sua consuetudine da numerose slide, ha illustrato quanto il suo esecutivo si propone di fare nei prossimi 5 anni. Tra i punti fondamentali c'è il contrasto alla povertà, la riqualificazione dei quartieri periferici con particolare riguardo per il centro storico e la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani, puntando sulle risorse strutturali e quelle turistiche offerte dal territorio. Per il raggiungimento di questi obiettivi è fondamentale continuare nelle buone pratiche, incrementare la raccolta differenziata, lo spazzamento anche delle strade secondarie, la cura del verde e degli altri servizi per i cittadini. Intendiamo migliorare ancora di più questi servizi e con questo avvalerci anche dei lavoratori che fanno già parte delle cooperative sociali e anche quelli che lavorano all'interno del servizio di raccolta dei rifiuti. Quindi in questo modo finalmente riusciremo questa volta ad aumentare anche le ore di lavoro e consentire loro di avere adesso una situazione di vita migliore e quindi completare quell'azione che abbiamo fatto nei 5 anni di legalizzazione del settore e anche di miglioramento di tutti i servizi a favore dei cittadini. Per realizzare gli obiettivi prefissati è necessario avere le risorse ed è per questo che contestualmente è stato presentato anche il bilancio di previsione. Il primo dato quando si presenta un bilancio di previsione è semplice: grazie a questo strumento noi riusciamo a realizzare il programma che il sindaco ha presentato stamattina. Vi sono due elementi da sottolineare: non cresce la tassazione, che è il primo elemento basilare, Cosenza e soprattutto in Calabria, ma in tutto il territorio nazionale, è uno dei comuni dove si pagano meno tasse, sia relativamente all'utenza idrica, sia relativamente alla cosiddetta TARI, quindi il servizio di igiene urbana. Questo è bene precisarlo, perché ho letto di polemiche in tal senso. Siamo uno dei comuni dove si pagano meno tasse d'Italia. Poi l'altro elemento fondamentale, appunto, è il fatto che noi abbiamo inteso dare avvio ad interventi straordinari di manutenzione del territorio cittadino e soprattutto abbiamo inteso investire ulteriori somme sulle politiche sociali. Cosenza spende circa 140 euro pro capita cittadino rispetto alle cosiddette politiche di welfare. La media nazionale è 117 euro. Abbiamo fatto tanto, abbiamo aumentato la dotazione di capitoli, soprattutto sull'emergenza abitativa. Si deve fare di più, ma siamo enormemente soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Letterato storico e politico, un vero modello di incontro e di integrazione culturale. Fu definito così Flavio Magno Aurelio Cassiodoro, senatore, più semplicemente Cassiodoro, nato a Scolacium, vissuto sotto il regno romano barbarico degli Ostrogoti e successivamente sotto l'impero romano d'Oriente. Cassiodoro percorse un'importante carriera politica sotto il governo di Teodorico il Grande. Al termine della guerra gotica si stabilì in via definitiva nella nativa Squillace, ove fondò il monastero di Vivario con la sua biblioteca. Cassiodoro fu anche governatore della regione Lucania et Bruti. Negli ultimi anni si intensificano incontri e convegni indirizzati alla conoscenza o alla riscoperta di tale importante figura dell'epoca che abitò la nostra attuale Calabria. Proprio in questa direzione si inserisce la 2 giorni organizzata nell'Istituto Teologico Calabro San Pio X a Catanzaro dal titolo Cassiodoro tra il periodo tardo antico ed il Medioevo. L'iniziativa ha avuto la collaborazione dell'Associazione Centro Culturale Cassiodoro e dell'Istituto di Studi su Cassiodoro e del Medioevo in Calabria. Una figura finalmente che un po' tutti i calabresi abbiamo riscoperto. Sì, è la figura l'apice di tutta la cultura calabrese, di tutta la genialità calabrese, di tutta l'organizzazione calabrese. Era un magistrato, è stato un grande, è stato uno storico, è stato un commentatore biblico meraviglioso. Il vero primo grande umanista europeo è stato Cassiodoro, il vero primo europeista dell'Europa Unita era Cassiodoro. Ha fondato 2 monasteri assieme al Tempio di Benedetto. Benedetto faceva Monte Cassino, ma lui Squillace ha fatto un monastero per i monaci che volessero vivere in cenobio, in comunità, e per i monaci che volessero vivere in isolamento, il loro rapporto con Dio.
al monastero ha attribuito grandissime cose che poi durante il Medioevo sono sviluppate. Professor Lopasso, una o due giorni molto interessante su Cassiodoro. Sono due giorni molto importanti, come diceva, per l'approfondimento di questa figura, che risulta una figura molto attuale, perché trasmette un messaggio di unità, di dialogo all'Europa, in un momento in cui l'Europa deve riscoprire, è chiamata a riscoprire le sue origini comuni. La Calabria deve riscoprire questa figura che forse negli anni è stata poco esplorata. Sì, in effetti c'è stata una riemersione del fenomeno cassiodoreo, dice Caruso, Antonio Caruso. Negli ultimi decenni c'è stata una riscoperta di Cassiodoro, della sua figura a livello sociale, politico, ma anche letterario, teologico. Si stanno traducendo le sue opere. Cassiodoro rimane per noi un punto di luce, uno degli uomini più illustri della nostra terra, il quale forse ha da dire tanto anche a noi. Grazie. Nei giorni scorsi a Catanzaro si è svolta l'Assemblea Nazionale dei Soci dell'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio. A presiedere l'incontro, alla presenza delle autorità civili, politiche e militari e dei rappresentanti delle diverse categorie, i vertici nazionale e provinciale Antonino Mondello e Antonio Sabatino. Di seguito all'approvazione del bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017 sono state trattate le problematiche di quanti vivono la condizione di disabilità e il modo in cui l'UNMS si prodiga affinché i diritti degli associati vengano recepiti da una certa politica che, come ha spiegato nel suo intervento Mondello, appare spesso sorda. Il governo si ricorda solo degli eroi, ma in alcuni momenti, invece dei singoli casi e dei veri servitori no. Noi cerchiamo di portare avanti tutta questa problematica, la storia dell'invalido per servizio l'hanno fatta gli stessi invalidi per servizio. Il presidente provinciale Sabatino non ha mancato di rinnovare la vicinanza ai soci. La sezione di Catanzaro, ha detto, sarà sempre attenta ad informare sulle numerose normative e leggi e per quanti vivono lontani dalla sede principale, Vibo e Crotone, sarà presente un fiduciario. Ci sposteremo noi sul territorio, daremo la possibilità a un fiduciario di fare da tramite tra i territori decentrati, che sono quelli di Vibo e di Crotone, e la sede centrale, che è quella di Catanzaro. Ce lo siamo promessi, sia come a livello di comitato provinciale e sia io come in qualità di presidente regionale ho portato questa problematica all'interno del Consiglio regionale, in fare in modo che non solo Catanzaro utilizzasse questo sistema di spostarsi sul territorio, ma lo utilizzasse anche la provincia di Cosenza, che è abbastanza grande e che non è decentrata, che non è stata spogliata come è stata spogliata quella di Catanzaro, e su quella di Reggio, dove utilizzassero lo stesso sistema che utilizzerà la provincia di Catanzaro, per non commettere lo stesso errore che purtroppo, diciamo, le istituzioni nazionali hanno perpetrato nei confronti della provincia di Catanzaro. A fine lavori al colonnello Giovanni Rossitto, comandante del Comando Militare Calabria, è stata consegnata una targa a ricordo delle numerose vittime invalidi per servizio durante le azioni militari. La povertà è in aumento in Italia ed in particolare al sud. In risposta alle tante richieste di aiuto da parte delle famiglie che versano in situazioni di bisogno, la Fondazione Banco delle Opere di Carità opera attraverso la distribuzione dei pacchi alimentari. Questa mattina nella sala giunta della provincia di Catanzaro è stato presentato il progetto Lotta alla Povertà, promosso dalla stessa fondazione in collaborazione con l'ente intermedio ed i comuni di Sellia, Decollatura, Soveria Simeri, Fossato Serra Alta, Albi e San Pietro a Maida, che hanno aderito all'iniziativa.
iniziativa. Ad illustrare i dettagli dell'azione della Fondazione Banco delle Opere di Carità, il presidente regionale Giovanni Rizzo ed il presidente nazionale Luigi Tamburro, che hanno evidenziato l'ambizioso obiettivo del progetto che, partendo dal rispetto della dignità delle persone, non mira solo a dare loro un sostegno in derrate alimentari, ma è finalizzato al reinserimento nella società delle famiglie nel pieno rispetto della legalità e della trasparenza. Per avere diritto infatti al pacco alimentare è stato definito dai comuni aderenti un apposito bando e sarà stilata una graduatoria. La povertà oggi nelle nostre zone non è solamente una povertà alimentare, è una povertà anche molto volte culturale, per cui è un'azione completa che noi cerchiamo di fare nei confronti della famiglia affinché possa venire fuori da quella condizione di disagio. Il pacco alimentare vuole essere un aiuto, un sostegno affinché la famiglia, avendo un supporto anche da parte delle istituzioni pubbliche e del private, abbia la possibilità di recuperare di più quel senso di gestione nell'ambito familiare, per cui quel pacco è un aiuto, non è la risoluzione del problema. Se unito al pacco c'è poi tutta un'azione di carattere educativo, di impegno a sostegno della famiglia, questo diventa realmente una possibilità di riscatto sociale. Il progetto Lotta alla Povertà è nato sulla base delle istanze espresse dai territori e, nonostante il momento di difficoltà e a prescindere dalle competenze, la provincia di Catanzaro ha voluto dare un segnale alle fasce più bisognose attraverso questa azione e mettendo a disposizione della Regione Calabria, che oggi si occupa del piano della povertà, strutture e supporto. Le risposte alle istituzioni in questo momento hanno anche tante difficoltà, penso alla provincia che ha difficoltà a chiudere il bilancio, penso alla limitazione della legislazione che ha imposto alle province di non poter intervenire sul nulla e penso che in questo momento il territorio comunque debba dare delle risposte a una parte della popolazione che giorno dopo giorno si sta impoverendo. Io sono sindaco di un comune di 500 abitanti, ma il dato di cui lei parlava io lo tocco con mano da pediatra, che è quella che è la mia professione. Non mi era mai successo in 15 anni di attività di assistere al fatto che nel momento in cui si prescrive un farmaco a un bambino, i genitori stringono le spalle o si chiedono il prezzo del farmaco. Quindi per questo mi sono attivato per promuovere questo progetto con il Banco della Carità a livello provinciale. Si può fare molto, diciamo, utilizzando meglio le risorse, e la politica deve dare un esempio. Io ho impegnato la mia indennità di carica, con la mia indennità di carica assisto 20 persone, quindi la politica deve dare dei bei segnali. Nel corso della conferenza stampa è stata annunciata inoltre l'apertura di una nuova sede della Fondazione Banco delle Opere di Carità nel capoluogo di regione. Ho bisogno di voi per un codice rosso, uno Sierra. È il classico rumore della sirena che annuncia l'intervento del personale del 118. Medici impegnati notte e giorno, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in viaggio, pronti ad intervenire in caso di emergenza. I medici convenzionati del SUEM 118 in Calabria protestano e si dicono pronti allo sciopero. Lo fanno a Lamezia Terme durante un incontro organizzato per discutere del congelamento dell'indennità aggiuntiva. Tutta colpa del mancato rispetto dell'accordo integrativo regionale dei medici di medicina generale, che dovrebbe riconoscere la legittimità dell'indennità aggiuntiva per ogni ora di attività svolta, corrisposta a tutti i medici di emergenza territoriale. Abbiamo avuto noi un incontro con il professore Fatarella, che è il dirigente del Dipartimento della Sanità nella regione, e avevamo detto appunto di congelare il tutto in attesa che si andasse a riscrivere il nuovo accordo, facendo in modo che non c'erano più dubbi su quello che ci aspettava e quello che non ci aspettava. Fatarella invece cosa ha fatto? Ha mandato nei giorni scorsi questa lettera alle ASP, però ha demandato tutto ai direttori generali se dover pagare o non pagare questa indennità. Dopo la riunione a Lamezia Terme, i medici si dicono pronti, in caso di mancate risposte, a scioperare e manifestare alla cittadella regionale. Faremo chiaramente delle dimostrazioni alla cittadella, faremo delle denunce, faremo una conferenza stampa e siamo pronti anche a fare altro.
È finita con la denuncia di tre persone arrende una lite fra una prostituta ed un cliente per una prestazione sessuale pagata e non consumata. Per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone e sulle cose, i carabinieri hanno denunciato un 29enne cosentino e per violenza privata in concorso una 24enne e una 30enne, entrambe venezuelane. I militari sono intervenuti nell'abitazione delle donne dove, poco prima, il 29enne con un suo amico 21enne residente a Cosenza, dopo aver pagato 20 euro alla 30enne in cambio di una prestazione sessuale poi non concretizzatasi a causa del rifiuto della donna di consumare il rapporto e di restituirgli il denaro, ha schiaffeggiato la prostituta e le ha distrutto il PC ed il telefono cellulare, per poi allontanarsi velocemente. L'amico, invece, rimasto nell'abitazione, è stato rinchiuso all'interno dell'appartamento dalle due donne, le quali, chiusa la porta d'ingresso, si sono chiuse in una stanza e, urlando, hanno richiamato l'attenzione dei vicini. Il 21enne, preso dal panico, al fine di scappare dall'abitazione, si è lanciato da un balcone al secondo piano dello stabile, riportando ferite agli arti inferiori e superiori, per le quali è tuttora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale civile di Cosenza. Riti di autoflagellazione a sangue tra identità e devozione. Questo è il titolo del primo di una lunga serie di appuntamenti ideati dall'amministrazione comunale di Nocera Terinese, guidata dal sindaco Fernando Gigliotti, dalla biblioteca e l'assessorato alla cultura. Il tentativo è quello di scoprire e riscoprire l'identità di un territorio con uno sguardo alla tradizione e all'uomo attraverso i riti dei battienti durante la Settimana Santa. Il rito di Nocera, tra l'altro, è diciamo, l'aspetto culturale che è stato preso più di mira da parte dell'autorità ecclesiastica in particolare, proprio perché conserva questo grande rapporto con il sangue e il rapporto diretto col sangue è un rapporto di per sé stesso conturbante. E questo ha fatto sì che la Chiesa Cattolica cercasse di evitare questo rito, di proibirlo, ma non c'è riuscita. Nel corso della serata, inoltre, è stata presentata anche la nuova biblioteca comunale, intitolata ad Ernesto Pontieri. La biblioteca ha riaperto dopo un periodo di chiusura per la sistemazione dell'inventario lo scorso mese di febbraio. Ha un'apertura settimanale per complessive 15-20 ore settimanali. Apre il lunedì, mercoledì e venerdì di pomeriggio, martedì e giovedì di mattina. È curata dai volontari coordinati da me, che sono il direttore, e eroga i servizi essenziali di prestito, consultazioni in sede, assistenza bibliografica. Cresce l'attesa per il secondo appuntamento con la stagione lirico-sinfonica del Teatro Rendano, che il prossimo 1 aprile vedrà di scena due stelle del balletto italiano. Sabrina Brazzo, étoile internazionale e già prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano, e il cosentino Andrea Volpintesta, primo ballerino internazionale e ballerino del Teatro alla Scala. Lo spettacolo Il mantello di pelle di drago vedrà Sabrina Brazzo nei panni della spiritosa fata regina, affiancata da Andrea Volpintesta nel ruolo del diavolo. Tutto attorno un folto stuolo di folletti, spiritelli e personaggi abbigliati da fantasiosi costumi in pelle che, per ordine della fata regina, lavoreranno ininterrottamente alla realizzazione di un magico mantello fatto di preziosa pelle di drago che, una volta pronto, verrà indossato solamente dalle anime pure, le uniche in grado di portarlo senza esserne sopraffatte. I due artisti nello spettacolo saranno affiancati dai talenti del Jazz Art Ballet, un gruppo affiatato e dinamico di giovani ballerini italiani, tra cui i primi ballerini e solisti del Teatro alla Scala Antonella Albano e Maurizio Licitra. Le moderne coreografie saranno curate da Massimiliano Volpini, mentre gli sfarzosi e colorati costumi sono di Erika Carretta.
Le videoproiezioni e un sapiente collage musicale creeranno uno spettacolo di grande effetto, divertente e allo stesso tempo fiabesco, che sicuramente saprà incantare sia il pubblico più raffinato che quello più giovane.